Elia è l'uomo di vita contemplativa e nello stesso tempo di vita attiva, preoccupato delle vicende del suo tempo, capace di scagliarsi contro il re e la regina, dopo che questi avevano fatto uccidere Nabot per impossessarsi della sua vigna. Quanto bisogno abbiamo noi di credenti, di cristiani zelanti, che agiscano davanti a persone che hanno responsabilità dirigenziale col coraggio di Elia, per dire questo non va fatto. Abbiamo bisogno dello spirito di Elia.